Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Lei è venuto qui questa mattina a Lampedusa, ha visitato il poliambulatorio, ha incontrato la cittadinanza, adesso è andata all'hotspot. Che cosa sta raccogliendo da questa Lampedusa? Ah, innanzitutto sto raccogliendo un grido di soccorso. Ci chiedono di non essere abbandonati a loro stessi, gli abitanti. Fanno presente che ovviamente questi sbarchi ormai che hanno sopraffatto la comunità locale hanno alterato completamente l'economia dell'isola, hanno alterato la stagione turistica, alterano ovviamente le condizioni anche di vivibilità. Però noi dobbiamo dare anche un messaggio, perché questo crea anche un danno per l'isola in prospettiva. Quest'isola è bellissima, rimane bellissima, è un gioiello per l'Italia. Gli isolani si stanno dimostrando, veramente abbiamo tante iniziative di generosità. Io oggi sono stato a pranzo da una signora con il proprio figlio che hanno accolto e hanno sfamato letteralmente dei migranti che avevano una fame non so di quanti giorni, mangiavano tozzi di pane, avevano preso addirittura un albero di carrubo. Elena, ma al netto della generosità dell'isola che abbiamo testimoniato, la ricetta del Movimento 5 Stelle. I migranti, questo lo dobbiamo dire, perché non dobbiamo alimentare tensioni e paure, non hanno segnalato, me lo dicono tutti, episodi eppure di microcriminalità. Quindi non ci sono ruberie, furti, eccetera. Nonostante questi numeri che sono veramente ingestibili quasi, insomma. Quindi stanno facendo grandissimi sforzi, però ecco, bisogna adesso intervenire perché quest'isola e gli isolani, questa comunità non può essere lasciata a se stessa. Però la domanda è come intervenire, cioè la ricetta del Movimento 5 Stelle, la prima cosa concreta qual è?